festa della solidarietà, soprattutto per i bambini che soffrono, e quindi a favore degli ospedali pediatrici, Bambin Gesù e l'ospedale pediatrico dell'Aquila, e non dimentichiamo anche i bambini di Gaza che ce ne sono tantissimi ormai che sono rimasti orfani, sono 17.000 orfani di guerra, 4.000 sono dispersi, 14.000 sono quelli che hanno perso la vita. Basta, ci siamo, il fuoco a Gaza. La grande giornata di sport anche per questa città, per l'Aquila. L'Aquila ha bisogno di questa giornata di sport, perché l'Aquila ovviamente ha un passato di sofferenza, si sta riscattando con grande dignità, si sta rilanciando. Diciamo che adesso il brutto ricordo deve essere solo far parte del bagaglio di memoria, dobbiamo guardare al futuro, e sicuramente l'Aquila, l'Abruzzo e tutte le aree anche del centro, le aree interne si devono rilanciare, perché sono il nervo connettivo, il tessuto, le trame più tradizionali, forti, che hanno anche le nostre radici, la nostra cultura dell'Italia. Un commento a questa sentenza che ha dato shock, ha dato colpa anche ai terremotati, delle vittime, di essere la sentenza, l'hanno ascoltato, la sentenza della Io ovviamente le sentenze le rispettiamo, sì. non ho letto le motivazioni, no. Certo lascia sconcertati il fatto che questi ragazzi non abbiano avuto risarcimento, perché è stato detto dovevano quasi che ci fosse, come dire, una leggenda da leggere di pronta reazione, di fronte a un evento così imprevedibile come un sisma. Mi sembra obiettivamente una cosa che giuridicamente si legge poco, però rispettiamo le sentenze, le leggiamo. Chissà quanti ne vedrà.